Salve, salve, salve. Buonasera, salve. Andiamo verso il Colorado, va. Andiamo nel Colorado, buonasera, Sans, buonasera. Andiamo nel Colorado, va. Senza pensarci due volte. In Colorado. Ma è stato incredibile. Stavo per andarmene al sonno. Comunque. Guarda quanto è veloce mo' il Kodiak. Ah, già, 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 già. Allora, mi sono ricordato che dobbiamo andare a riprendere le persone di cui fa parte, che fanno parte del, non sono capace di parlare oggi pomeriggio, che è un gruppo di schiavisti dei collezioni cicatrici. Si sta dirigendo verso una piccola fattoria. Se foste veloci potreste coglierli di sorpresa. Ma sì, dai. In punta di piedi vi mettete in una posizione laterale perfetta. I collezioni cicatrici non hanno idea della vostra presenza. Perfetto. E adesso vedremo Bloody che comincia a shottare tutto e tutti. Tutto e tutti. Oh, allora. Quindi una delle missioni che abbiamo preso l'ultima volta era di trovare i tizi di cui faceva parte la banda dei cannibali. Ok. Oddio, quell'orso là. Oddio. Allora, vediamo di. Perfetto. Perfetto. Allora, si comincia. Guarda quanto è aggressivo il Kodiak nuovo. Sembra uscito da Mad Max. Allora. Sono un bel po', sti maledetti collezioni cicatrici. Allora, facciamo così. Proof humans can live without a brain. Ok. Allora. Allora, facciamo così. Tamaro, come sta andando la ricerca agli artefatti? Un po' a cavolo. Devo essere totalmente sincero, molto male. Però ci accontentiamo. Allora, facciamo così. Mandiamo Scotchmo qua. E anche Labbra di Pesce lo mandiamo qui. Allora, il dottore lo voglio. Voglio un attimo più indietro rispetto agli altri. Allora, dove sta la targa? Sta qua. Ok.
Allora, mettiamola dove ha coperture alte. Io non riesco a trovare clessidra e corona. Dai, solo due non è male. Non è male, direi. Comunque, vediamo di mettere... Il vettoni lo facciamo tornare un attimo indietro. E si mette in guardia. Dopodiché il Kodiak può fare cose molto molto interessanti qua. Tipo questo. Madonna, guarda quell'orso. Oddio. Bruttissimo. Hanno shottato alla target. Perfetto. Nonostante fossero demoralizzati, hanno fatto molto male anche all'Ullaby. Perfetto. Hanno fatto male a Scotchmo e alla Labbra di Pesce. Ok, hanno ammazzato l'Ullaby. Mi correggo. Mannaggia la miseria. Di collezione cicatrici di merda. Comunque, se sono dei nemici così, così forti, vuol dire che ci stanno leggermente massacrando, sì. Si vede che, voglio dire, tanta exp, spero. Allora, velvettoni. Aia, bisogno di livello 8. Di addomesticamento animali. Che palle. Allora, intanto, labbra di pesce. Eh no, però che lo faccio arrivare lassù poi. Allora, vediamo di rianimarle. Ok, che altro puoi fare tu? Nient'altro. Però aspetta. Cosa può hackerare lui? Niente? No, niente. Potrebbe fare questo. Ok. Tu. E niente, Scotchmo, fai quel poco che puoi. Ah, però aspetta. No, non può andare a fare l'impeto là vicino. Ok. Labbra di pesce. Va. Minchia. Conviene che ammazzo l'orsetto se riesco. Con quanti pochissimi HP. Avviciniamoci. E voi fuggite. Più che potete. Vabbè, finirà molto male. Ah no, se si concentrano sul Kodiak. Oddio, labbra di pesce. Perfetto.
hanno i missili alle braccia, tutti quanti, tutti. Tutti quanti. Fanno 10.000 attacchi al turno, eh. Ci siamo? Ah no, giustamente, certo. Dai, fai fuori lo sacchiotto, per favore. A posto. Allora. Pa 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 pa. L'ULABC ha questa, che è un'ottima cosa. Però prima... Ok. Più gente abbiamo, meglio è. Abbandonare la nave? Mai. Mai. Soprattutto perché dopo tutta questa fatica io credo che la nave sia piena di succoso loot. Ok. Allora, il Vettoni, almeno puoi andare a rianimare la Talion? No. Però c'è il buon dottore qua. Ok. Madonna, con quanti HP? 2, letteralmente. Ok. Velvettoni neanche riesce a vederlo. Perfetto. Perfetto. Allora, facciamo andare la taglia dove ha guardia più alta. Lulla vi la facciamo mettere dietro il Kodiak. Dov'è Velvettoni? Qua. Fuggi. A sto punto. Allora, dicevo, Scotchmo può andare qui e fare un bel bordello, giusto? Yes. Ok, e anche Labbra di Pesce potrebbe fare un po' di casino qua, con l'impeto tonante. Ok. Andrea sta di guardia. E il Kodiak deve continuare a sto punto a bombardare. Oh, aspetta. A posto. Ho messo sotto uno di loro. Se lo dici tu, Scotchman. Mamma mia. Guarda il clone come si batte. Ora dobbiamo trovare il guanto dell'infinito come loot. Speriamo, Dio, che dopo tutto sto macello. This will go better if we work together. Allora, in tutto ciò, allora, il Kodiak, sto un attimo... Allora, quanto toglie? Un bel po'.
Ok, avrei dovuto farlo fin da subito. Fin da subito. Allora, chi è rimasta? Allora, alla Tariel, se scambia fucile... Ah, vedi, vedi, vedi. Se scambia fucile, prova a sparare. Perfetto. Shock, quindi credo sia paralizzato. Voi altri mettetevi al riparo qui, sperando che il Kodiak riesca a fare tutto solo soletto. Idem lui. Vediamo che succede. Ok. Vai, clone! Vai, preposto! Ok. Allora, in tutto ciò... Perfetto. Sto Kodiak è una bestia. Avrei dovuto sfruttarlo fin da subito. Vai, velvettoni. Bravissimo. Incidente, insomma. Salve ragazzi, tutto bene? Siamo tutti vivi? Allora, prendiamoci tutto il nostro sudatissimo loot. Emettitore laser. Nucleo reattore. Matrice LED. Questo sembra un loot strano, però. Allora, vediamo se c'è qualcosa da queste parti. Sembra di no. Dove hanno nascosto la cesta? Eccola. Veramente? Solo per questo? Vabbè, in fin dei conti non abbiamo sfruttato molti colpi, quindi bene come è andata. Torniamo a bordo del Kodiak e a questo punto... Che c'è? Ci hanno scammato? Un po' sì. Devo essere sincero, un po' ci hanno anche scammato forte, però... Dobbiamo essere superiori. Dobbiamo pensare positivo e dobbiamo... Dobbiamo andare avanti. Se non ricordo male, uno dei vari obiettivi che avevamo era anche a Colorado Springs. Una donna, se non ricordo male. Allora, vediamo di tornare più veloci della luce. Che adesso in effetti spostarsi col Kodiak in giro per il mondo è velocissimo. Guarda là, si drifta in mezzo alla neve proprio. Pam! Eccoci qua.
Si vede che le giornate stanno cominciando ad allungarsi comunque, perché alle mie spalle c'è un sole incredibile. Quando fino a un paio di settimane fa faceva non buio, però che qua purtroppo il sole mi arriva sempre nel primo pomeriggio, proprio così. Quindi d'estate si soffre. Allora, andiamo a condizionatore, sì, lo so, però. What do you need, Rangers? That's what you pay me for. Have a Have a seat. seat. I won't. I never do. Mi domando, possiamo avere più di un clone? Facciamo un clone di labbra di pesce. Hey Rangers, it's good to see you again. What can I do? You already have a clone, and I don't have any more goo, so I'm sorry. I can't extract. Ah, Thanks, ok, quindi Rangers. puoi avere solo un clone alla volta. Sia santo chi l'ha inventato? Sì, sicuramente. Quindi. Ci ha fatto expire un po' comunque quello scontro, eh. Ma veniamo a noi. Allora. A Stay sharp. noi interessa tornare a Colorado Springs, nel centro, perché dobbiamo trovare una certa Evelyn, chissà se. Ma veramente mi ricordo? Eh sì che mi ricordo. Allora, sembra essere vicina a Little Vegas in questa foto che vedo, però rendiamoci conto se è vero oppure no. Let's see. Ma Scotchmo! Ti sembra il caso? Di bere adesso? Jeffy ripped the robo arm off that scar collector and cracked up. Ah I no, was forse gonna era ask about the qua, art tra world, queste qua. but never mind. Era una bionda, mi pare. Rifugiato. Vediamo dalla missione. Allora, 5 disertori. Ah, airline. Ok. Dove si trova? Si trova all'entrata di Colorado Springs, credo. Andiamo. Let's go. Patriarch says Gipper's had it coming. Gipper se lo meritavano? Può darsi, chissà. Maybe I'll join the Marshals. I do like roughing people up. You get drummed out in a second, you crackpot. Allora. I'm sure they could use my help. I've got my own blackjack. Airline, eccola. Howdy, friends. Something I can do for you?
Era da un po' che ti stavamo cercando, Erline. Il capo GIF vuole che torni al bivacco. Did he tell you why? Because that sick son of a bitch is after a new wife. The last one got a little too old and ran her mouth a little too much, so she wound up on his spit with an apple between her teeth. Che bello. Che bellezza. The hell with that! And the hell with you if you think I'm going back there. Ah, lecchinaggio 6. In un mondo come questo, un marito che possa sfamarti è una buona strategia. Tienilo d'occhio, affila i coltelli e il bivacco sarà tuo in men che non si dica. Well, damn, make a good point there. All right, I'll leave in a few after I pack my things. I need to make sure I'm not walking back in unprepared. But if I get roasted for this, I hope you choke. Va bene. I reckon we're done here. Get along. Get lost. Allora, poi chi altro abbiamo? Ce n'è un altro. Ce n'è un altro a al bar di del Bizar. Mentre gli altri tre al ranch dei bisonti si sbloccherà dopo che salviamo Hardy Knox ad Aspen, quindi dovremo andare avanti con la storia. Però prima di fare questo, vediamo di fare tutte le secondarie che abbiamo. Vediamo di andare un altro po' in giro, visto che è utile esplorare la mappa, vedere se riusciamo a trovare qualcosina nel frattempo. Qualche scontro lo potremmo anche fare sfruttando il Kodiak, più che altro. Ecco il Bizar. Interno del Bizar. Prima o poi ci faremo armature potenziate incredibili, armi potenziate incredibili quando troveremo più o meno quelle migliori. Soon. Allora, qui invece cerchiamo un certo Alfredo. Cerchiamo un certo Alfredo che dovrebbe stare al bar. Sanctified with guns, sanctified with blood, blood sanctified by guns. Cliente, cliente. Finn. Fill her up, barkeep. I'll tell you when to quit. Alfredo Garcia. Hola, amigos. Is something I can help you with? Il capo Kif vuole che torni al bivacco, Alfredo. Dice che non c'è un cuoco migliore di te. Yeah, that chingado loco tell you what he had me cooking? Men, women, kids. I had to get out, and I'm not going back. You hear me? Osso duro uno, addirittura così poco? Le cose stanno così, Alfredo. O torni indietro da solo, porteremo la tua testa in un sacco. A te la scelta. Okay, okay, take it easy. I'll go after my shift ends. But mark my words, cabrones. Sooner or later, Gif's gonna turn on you too. Count on it.
Non puoi essere tradito se sei già tu quello che tradisce. Adios, pendejos! Ok, e per il momento la quest la concludiamo così, perché non possiamo andare avanti finché non sblocchiamo quell'altra mappa e quindi finché non andiamo avanti con la storia principale. Poi, per Babbo Natale mi pare... Ah sì, Elfi e Ghibellini, sì. Possiamo fare Elfi e Ghibellini. Quindi, torniamo al laboratorio di Babbo Natale. No, di qua c'è l'arco. Peccato che non c'è modo di andare direttamente dall'interno di un posto al di fuori nel Colorado. Perché qui mo usciamo all'esterno del Bizarre e poi Colorado. E comunque dai, stiamo procedendo bene. Mark my words. Vengeance will be mine. Prima o poi pullerò anche per Eula. Prima o poi. Prima o poi lo farò. Mi serve un altro craio? No, assolutamente no. Però sembra abbastanza best girl. Cioè, fosse per me, onestamente, cercherei di pullarli tutti. Però, non è il tipo di gioco, il gacha, dove ti puoi permettere di sperare o di provare a pullarli tutti, perché... è letteralmente impossibile. Quindi tanto vale che ti concentri su quelli che proprio vuoi, ti interessano e ne hai bisogno, magari. Però di solito tutti quanti valgono la pena di essere presi. Chi più chi meno, tutti i 5 stelle almeno. Allora, vediamo la mappa. Dov'è la mappa? Qua. Allora, possiamo... Allora, la miniera di telluro l'abbiamo vista. Qui, Denver, Union Station. Ci siamo stati a Denver? Eh sì, mi sa che era dove stavano i Gipper, Denver. Ok. Cave di pigmenti. Ma sapete che non mi ricordo nulla? Mi serve un altro physical? Ni. Voglio l'amica di Amber? Sì. Capisco. Un uomo di cultura anche tu. Allora, facciamo così, esploriamo un attimo la mappa. Oddio. Una vecchia discarica, tutto coperto con dei teloni. Vi avvicinate per avvistare, ma i teloni si spostano all'improvviso rivelando un'imboscata dei collezionisti cicatrici. Scienza strana 6. Battete i collezionisti cicatrici sul tempo usando i loro arti cibernetici contro di loro. Con la vostra radio, un nastro pieno di codici senza senso, riuscite a far dimenare tutti gli arti dei collezionisti cicatrici in un colpo solo. Riprendono il controllo in poco tempo, ma non abbastanza velocemente. È il momento di colpire. Mandiamo avanti il Kodiak a investire tutti. We need it. More exp. Free exp. No, comunque devo cercare il più possibile di... risparmiare proiettili. Devo cercare, quantomeno. They have us at a disadvantage.
Ma Scotchmo. Ah, cazzo, c'è il dopo Sbornia lui. Maledetto ubriacone. Post Sbornia. Che palle. Allora. Vediamo di fare le cose come si deve. Perché il Kodiak c'ha così bassa la vita? Cioè la vita. Insomma, se hai capito. Allora, intanto mettiamoci tutti alle spalle del Kodiak. Da bravi. Ha visto il trailer di Hayato? Purtroppo no. Purtroppo non l'ho visto. Però lo vediamo poi. Hayato un altro che mi ispira, però purtroppo... Purtroppo non mi serve un altro Hider, semplicemente. Mi dispiace, ma anche no. Allora, Andrea. Dottore. Peccato che quelli sono mezzi cibernetici, tutti cyberpunk, però non si possono hackerare. Allora, tutti in difesa là dietro. Labbra di pesce. Si mette accanto a Scotchmo. Gomito a gomito. Ok. Tu 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 tu. Ecco che arrivano. Oh no, c'è anche lui. Guarda quanti sono. Con chi se la prendono? Ok, col clone. Il clone sacrificabile. Dio, c'è anche lui. Va bene, va bene, va bene. Sta andando bene, ragazzi. Sta andando bene. Dobbiamo far vedere a questi maledetti collezioni cicatrici chi comanda. Allora. Sentiero bloccato, dice. Voi vi mettete tutti di guardia. A sto punto. Ok. Ok. This is fine. Forza Kodiak. Sei indistruttibile. Del clone impassibile. Allora. Sentiero bloccato. Quindi l'orso è troppo grande. Me lo conta come impedimento. E se io ammazzassi per primo lui? Però
Alla taglia. Quarantanove per cento, 68, 95. Allora aspetta, Velvettoni demoralizza, addirittura non li vede perché stanno dietro. Eh no, ho capito come funziona. Allora, niente, dobbiamo sbarazzarci prima dell'orso, che per qualche assurdo motivo ha resistito all'attacco. Ok, tutti di guardia di nuovo e vediamo che succede. Tranne Scotchmo e Labbra di Pesce, che in effetti possono muoversi, tanto loro proiettili non ne sprecano. E vediamo che succede. Shottato malissimo. Ok. Ah, la Tariel è stata buttata giù. Comunque questi colleziona cicatrici sono difficilissimi. Danno un po' di exp, però mamma mia se è complicato. Troppo. Come with me. Allora, quindi, caro Labbra di Pesce, ma dai, oh sì, finalmente. Poi, dov'è Scotchmo? Eccolo qui. Perfetto. Tu. Uno, due e tre. Ok. Vabbè, e il Kodiak momentaneamente lo facciamo muovere qua. Madonna,
tolgono troppo, però. Andate a prenderli, sti bastardi. Bravo, clone, finalmente. Allora, alla Tariel, prendi questo bellissimo fucile e prova a colpire. This is fine. Idem Lullaby. Ce li abbiamo i proiettili, usiamoli. A sto punto. Poi Scotchmo e Labbra di Pesce. Allora, prima di tutto, dai. Okay. Allora, labbra di pesce. Quanto togli? Tanto per sapere. Un po'. Non molto. Ok. Scotchmo. Ah, cambia pistola, Velvettoni, e vediamo quanto riesci a togliere. Insomma. E vediamo un po'. Tutto qui? GG. Mi sa che il clone è andato. Sì, il clone è andato. E vabbè. Doveva succedere prima o poi. Rivestimento in titanio, liquame, melma rosa, oggetto critico della missione. Che è? Questa massa grumosa di melma rosa a volte trema di propria iniziativa, è disgustosa, davvero disgustosa. Che cos'è? What the hell is this? Labbra di pesce, veloce, alzati. Mi sento stupido, però dobbiamo ritornare a sistemarci. Stavolta qualche proiettile in più, finalmente. Ok. Ah, mi sa che abbiamo superato il livello con qualcuno. Ah, vedi, Lullaby l'ha superato. E le maxiamo anche la consapevolezza. Bellissima. Ok, ok. Probabilmente aumenteremo un po' sia velocità sia la forza. Più che altro perché le aumenta la costituzione.
automatiche. Questo è il cane dalla faccia umana. Queste cose ancora teniamocele un attimo. Oh, grilletto facile dovremmo metterglielo. Dovremmo, appena arriva al massimo di armi automatiche. Poi che abbiamo? Scotchmo. Ah. Allora, caro Scotchmo. Caro dolce Scotchmo. Io direi che ti aumentiamo la velocità a sto giro. Ti aumentiamo il corpo a corpo. Ok. E a vantaggi, almeno per adesso, non mettiamo niente. Labbra di pesce? No, non ancora. Ok. Va bene. Come mai l'abilità no? Perché avrei una mezza idea di metterle le abilità che parlano delle degli oggetti schierabili, tipo i cuccio sega, queste cose qua, sono degli oggetti che si possono schierare in battaglia, solo che non le schieriamo sempre, perché sennò le sprecheremmo. Però sarebbe interessante poterle utilizzare più avanti. Niente, diamoci un attimo indietro. E soprattutto, siccome lei utilizza le armi automatiche, conviene chi è. Lungo la strada una donna piange e chiede aiuto. Mentre vi avvicinate per controllare, un colpo preciso le fa saltare in aria la testa. Vi voltate, dalle ombre appaiono dei colleziona cicatrici. Maledetti bastardi. Stavolta però sfruttiamo le caratteristiche del territorio per scappare. Salite sul Kodiak e scattate sul terreno ghiacciato, scivolando in modo controllato per colpire i colleziona cicatrici. Sfrecciate via prima che possano riprendersi. Dicevo, siccome lei utilizza quasi esclusivamente armi automatiche, conviene che le facciamo arrivare al massimo le armi automatiche e poi le diamo l'abilità del livello 10 delle armi automatiche, cioè che guadagna più 3 PA ogni qualvolta effettua un'uccisione con un fucile automatico. Purtroppo prima o poi dovrei pensare di rispeccare o Scotchmo o labbra di pesce, ma forse più Scotchmo. Perché lui era buildato con le armi di piccolo calibro, quindi pistole e shotgun. Però io lo uso più da melee, corpo a corpo. Quindi quello, furtività, potremmo toglierlo, che ce l'aveva di default. E potremmo mettergli un po' tipo ad esplosivi, che siamo abbastanza carenti da quel punto di vista. Perché noi ce l'abbiamo con Andrea, ma è basso. Ce l'avevamo con Kwon abbastanza alto. Le luci dell'auto si accendono mentre vi avvicinate, pulsando sommessamente. Come te la stai passando, Morningstar? I am delighted. The garage is an impressive space, staffed with well-qualified personnel. It is a lot less lonely than where I was previously quartered. Goodbye. God bless you. And God bless the United States. God bless America. Pa 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 pa. Allora, proviamo a essere ricuciti. I'll do it. Have a seat. Perfect. Fine. Just don't get shot up out there and make more work. Okay.
Jody, if you ever want a wrench full time, I know a dozen Arapaho garages who'd be proud to have you. I thought you had to be Arapaho to work for the tribe. Well, mostly, but they'll make exceptions for exceptional talent. And you got that. Well, I appreciate the suggestion, but as soon as the Rangers finish this job for the Patriarch, I'm heading back to Arizona and my family. Things are tough there right now, and there's a lot to do. Hmm. Do they need mechanics? Do they? Boy, howdy! Hmm. Thinking about taking the Arapaho brand to AC? Possibly. Possibly. So a chicken with wires running around here. Just don't ask us to fix it. Of course. Let's see if we can find what you want. Vediamo che cosa c'hanno loro. .358 Max Blaster. Un super mega cannone esplosivo. Le persone che ci vedono un meccanismo di compensazione si chiamano bersagli. Ah. Ah. Devo vedere quanto fa. 358 525. 358 525. Eh no, la nostra è meglio. La nostra è molto meglio. Il railgun ce l'abbiamo noi. Mentre qua ci abbiamo già il massimo, più o meno. Sì. Va bene, dai. Allora, il Kodiak sta bene così com'è. Noi più o meno stiamo bene. Va bene. Good luck out there. Thank you. Allora, noi siamo diretti verso l'accampamento, anzi, il laboratorio di Babbo Natale. Siamo diretti lì. Quindi ricordiamo, Velvettoni si deve addomesticare un cerbiatto, così, perché sento la mancanza di polli, ma finché non prendo il cerbiatto non posso riavere i polli, perché lo devo tornare qua e depositare qua. Babbo Nachele, non lo so, è un maledetto spacciatore, sfruttatore. Questo Babbo Natale. Ah, ecco qua. Ok. Andiamo a nord. Guarda quanto è bello veloce il Kodiak. Tokyo Drift. Aspetta, cosa c'è là? Bullone. Facci vedere cos'hai, bullone. Cos'è, un Uzi? Un po' una merda. Dai, ma c'ha le cose iniziali? Ma non si fa. Ok, dai. Babbo Natale non sfrutta gli elfi e lavora un giorno solo all'anno. Lo so, ma penso che questi elfi non stiano lì di loro spontanea volontà.
Acres. Hoping to get to Colorado Springs any day now. A little trading with you would help. What do you think, Rangers? Un po' di leccaculo ogni volta. Che cosa c'hanno loro? Lancia della morte, questo ce l'ha già. Gambari Spectrum d'assalto. Belli. Armatura più 8. Bella. Interessante. Spectrum d'assalto. Costa 600, però potrebbe essere forte. Ma sì, dai. Crepi l'avarizia. Ok, allora. Non dovrebbe volerci molto. L'accampamento di Babbo Natale è qua. Sì, laboratorio di Babbo Natale. Nel laboratorio di Babbo Natale. Chi sei tu? I am Vale, but stronger. Il comandante non spende una lira per nulla. Lo so, però quando ti sciotta praticamente qualsiasi cosa, pure la prima mosca che passa, cominci a pensare al mondo in maniera differente. Ma solo allora. Mamma mia. Che stanchezza. Eccoci qui. Allora. Eccoli. Ciao cerbiattini. Perfetto. Vediamo il bonus del cervo. Come si chiama? Che cos'è? Capriolo macchiaiolo. Tempo di rilevamento più un secondo. Sai quando è il momento giusto per dartela a gambe. Ok. No, no, Boomer Vale. Ogni tanto esce prepotente il lato Boomer. Allora. Mi pare che più avanti c'erano dei nemici. Dov'è? Di qua. Allora, di qua c'erano... Ok. Di qua c'era un orsacchiotto che faceva spola. Faceva giro. Non c'è? Eccolo, arriva. Dov'è? Dovrebbe essere qui tra pochissimi secondi. No? Sembra che non stiano venendo di qua. Allora, velvettoni, tu che c'hai scassinamento. Cosa abbiamo qua? Boy, pila di cadaveri. I corpi di questi elfi sono pieni di segni di esplosione. Poveri elfi. Schema di Jingle All The Way. Criptico sistema computerizzato che monitora e gestisce gli elfi.
Qua dentro dovremmo essere al sicuro, quindi voglio vedere questo. Ah no, aspetta, com'era? Creazione. Kit. Vabbè, io ste cose le crafto, vediamo che cazzo è. Kit di rimozione matite. Che cazzo è? Ma dove le trovo queste? Ah. Quindi, col kit di rimozione matite ho tolto la matita da quel mixtape. Mixtape da lavoro. Tutto quello che ti serve ora è un super impianto stereo con cui ascoltarla. Ok. Quindi praticamente gli oggetti di creazione, quelli speciali, li puoi fare con alcuni degli oggetti di scarto. Interessante. Ah, con i rottami puoi fare anche le munizioni, vedi? Bene, bene, bene. Questi sono gli oggetti schierabili. Polla orologeria. Torretta con laser. Torretta con mitraglia. Caccia spuntoni. Scatola di cartone. HUD tattico. Moderna. Vabbè, insomma. Ci sono un sacco di cose che io al momento... Nope. Ok, ok. Allora. Fatto questo, niente. Cominciamo lo scontro. Magari facendo fuori quello più grosso. Che è lui. Ringhiorchiodato. Bravissima la Tari. Gli ha fatto veramente un sacco di male. Ok. Allora, Scotchmo, finiscilo. Ma che cazzo, Scotchmo? Ecco, mo sì. Guarda, labbra di pesce. Boom! Mamma mia, labbra di pesce. Dottore, vengi qua, dottore. Si mette in guardia. Allora, con questa fa meno. Ok, velvettoni, qua.
Il signor Velvettoni può... No, non può. Appena si avvicinano. Vediamo un po'. A proposito, il cervo? Il cervo che fa? Oh, povero labbra di pesce. Fish in a barrel. Non parlare troppo in fretta, Velvettoni! Cioè, è andata a prendere la Tariel che era là dietro, che non faceva male a nessuno. Vai, cerbiatto, fagli vedere la furia della foresta. Circa. Ah, è vero, il clone. Non ho rifatto il clone. Qua mi serve il livello 9 di addomesticamento animali. Vabbè, però nel dubbio almeno uno di loro ce lo facciamo amico. Perfetto. Dopodiché demoralizziamo. Vai Bambi, muori come tua madre. Ops. No, no, così no. Un po' troppo così. Ok, Scotchmo. Va. E distruggili. Ok. Bang. E bang. Mamma mia. Cruentissimo labbra di pesce. No, 34% è pochissimo. No, ok. GG. Ghiottone versus ghiottone. Vai Bambi. Guarda come ruba la kill. Grande, grande Bambi. Ok, vediamo un po' che cosa abbiamo qua quindi. No, stai facendo. Qualcuno ha inciso un cuore con una freccia sul petto di questo povero bastardo. Poveraccio. Allora, noi dentro questa casa ci eravamo già stati. Ma che sta succedendo qua? C'è una volpe nel camino? Patch me up! Vabbè. Ah, qui c'è una... Minchia, devo scassinare a livello 9. Oh, aspetta. Aspetta! Scassinare a livello 9, eh? Subito. Oh, alla Tariel? Alla Tariel? Alzati su. Allora, dicevo. Abbiamo superato il livello con Velvettoni, quindi... Quindi... Patch me up! Aumentiamogli sempre la fortuna. Volpe mettere tornato? No, purtroppo no. E facciamo scassinare al 9, proprio adesso. Ah, se... Ora sì. Adesso posso combattere. Adesso posso scassinare. Ricetta per la Brain Candy. Affrontate Babbo Natale nel suo laboratorio. Ah. Attenzione, attenzione. Affrontarlo sarà tosta comunque. Vediamo che altro c'è qua fuori però. Ancora mi sono perso qualcosa.
Crivellatore. Arma di grosso calibro. Impugnatura sagomana. Nice. Dottore. Si prenda un crivellatore. Ah no, però non ha 6 in armi di grosso calibro. Mannaggia tutto. Che palle. Ogni volta. Ma soprattutto, ci abbiamo un'arma automatica meglio della Tommy Gun? Perché la Tommy Gun è bella per il fatto che c'ha coso. Il limite al ventaglio. Però insomma, qualcosa di più potente purtroppo non sembra che ce l'abbiamo. Ah no, fucile d'assalto. Eh sì. Ok. Ok, allora, detto questo. Oh, sacco di bottino. C'era sfuggito? Dicevo, detto questo, qua siamo alle spalle rispetto a Babbo Natale. E non c'è niente. Quindi l'unica cosa che possiamo fare adesso è effettivamente tornare all'interno e confrontarci con lui. Secondo me ci prepariamo una battaglia incredibile. Partita salvata. Allora, qua addirittura serve il livello 10 di scassinamento per entrare. Vabbè, ma è lontano da... Ah, sì? E io voglio vederla. I'd rather be dead than work here another day. Just kill me, Rangers, please. Hai visto il laboratorio di Babbo Natale? Che cosa c'ha qua? Brain candy. È pieno di troca. È pieno di brain candy che io mi sto fregando. Ovviamente come prova contro Babbo Natale. Mica per altro. Jingle All The Way. La lista dei cattivi di Babbo Natale è attiva e sta elaborando il livello di felicità degli elfi lavoratori. Status attuale. Marshmallow. Roba da nerd 8. Terminate il processo attivo della lista dei cattivi sul server. Hackerate il computer e disabilitate il processo principale in esecuzione. Il sistema è diventato una semplice grossa lampada da comodino. My naughty list! You freed my fucking elves! Yes! Yes, we have! Oh oh! Oh oh, i robot di Babbo Natale ci vogliono fare il culo. Oh oh, e gli elfi non ci danno manco una mano in tutto ciò? Astuzia? Oh no. Ready for a surprise? Ok, questo non me l'aspettavo. Vai cerbiattino. Vabbè, per posto, fai schifo come al solito. Allora, riportiamo Andrea nel mondo dei vivi. Dopodiché,
Demoralizziamo tutti loro. Che cazzo? Che problema c'hai, Scotchmo? E ci mettiamo in imboscata. Dopodiché la nostra cara dolce Alatariel prende di mira Babbo Natale e gli ficca un proiettile in testa. Minchia, ed è fortissimo Babbo Natale. Babbo Natale è fortissimo. Fuggi Alatariel, non devono prenderti. Dopodiché Lullaby. Andrea può hackerare qualcosa? Sì. Va bene. Allora, Lulla, vi dicevo. Ok. Va bene così. Scotchmo! Labbra di pesce. Accerchiatelo! Fategli male. Bravissimo. Ok. Ok, va bene. Mi preoccupa molto Babbo Natale perché è veramente forte. Ecco, infatti. Che ha fatto? Come ha fatto a fare tutto sto bordello? Vabbè, il cerbiattino può fare ciò che vuole. Vai per posto! Fammi rialzare per l'ennesima volta Andrea. Allora, allora, dietro Lullaby. Ok. Minchia, 32%? Com'è così poco? Vabbè, provaci. Ovviamente. Non poteva essere altrimenti. Allora, Lullaby. Conviene che concentriamo il fuoco nemico su Babbo Natale? Probabilmente sì, perché se Scotchmo si mette qua... dai, Scotchmo! Oh, bravo. E Labbra di Pesce si posiziona qua, in teoria non potrebbe più muoversi. In teoria, in pratica, ormai è... è un ex persona Babbo Natale. Dottore, lei può fare qualcosa? Sì, ma forse è meglio che non fa nulla. Allora, Alatariel. Bang. Bene. Chi è rimasta? Lullaby. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, rimangono solo quelli là.
che non credo siano potentissimi. Lascia fare al cerbiattino, che è incazzato come una iena. Ok, allora, a questo punto mandiamo come al solito i nostri scocmo e labbra di pesce in avanscoperta. Tutti gli altri li lasciamo indietro. Azione fortunata, nice. Dai, picchialo un'altra volta. Quella gratuita, please. Yes. Ok, ok. Allora, alla Tariel deve ricaricare. Perfetto. Idem Lullaby. Azione fortunata pure. Nice. La mandiamo avanti, che lei è quella che sicuramente più di tutti può far male. Ok, tutti gli altri stanno in guardia e vedono che cosa succede. Belbettoni, vuoi saccheggiare già che stai? Vuoi fare lo sciacallo? Costume da Babbo Natale. Ho ho ho. Con la chiave del laboratorio e ornamento cappello di Babbo Natale. Ah, per il veicolo. Babbo Natale sta arrivando, scappate! Bella. Ok. Lascia stare labbra di pesce. A proposito di labbra di pesce, vendicati. Perfetto. Tirate fuori le palle e scopritelo da soli. Citazione a Futurama? Perché? Uscite di qui, marmocchi, siete liberi. Oh my gosh! Thank you, Rangers! Thank you! Fa la 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 la. Abbiamo salvato il Natale. Forse. A proposito, ma posso aprire questa porta adesso? Oh sì che posso, la chiave. Ah, la chiave del laboratorio apre tutto. Ah. Gambali da comando. Ah, però. Fucile modello Red Rider Range, dotato di bussola e recante una misteriosa scritta. Alwa Nashi Corliri Das. È un fucile di merda. Munizioni per pistola ad aria compressa. Ah, è la ricetta di come farli. Ma vabbè. In Futurama c'è Babbo Natale robot che è cattivo. Ma non so se è proprio a Futurama, però Babbo Natale qui non era proprio il massimo, eh. Consumata e impolverata, questa potrebbe essere la più grande collezione di ricette di biscotti del mondo. Ok. Armatura più 6. E diamola alla Tariel, dai. Che tra l'altro ha superato il livello. E le aumentiamo al massimo la coordination. D-
Dopodiché le aumentiamo il primo soccorso, ma sì, ormai non ha più niente da fare. Vantaggi. Vabbè, dai. I vantaggi poi li vediamo. Qualcun altro? Labbra di pesce. Labbra di pesce. Gli aumentiamo l'intelligenza, perché mi sa che critta veramente tanto lui. Quindi ha bisogno di intelligenza. E gli mettiamo... Che gli mettiamo? Gli mettiamo che fai più danni a robot e veicoli? Come vantaggio? Ma sì, dai. Ok. Signori. È stato un piacere. Alla prossima, Babbo Natale. Allora, che altro abbiamo nelle missioni? Ah, ispezionare Lin. Ok. Tra l'altro, la missione dello Snowed In parla di Lucia, quindi non so se ce la dobbiamo portare per forza. Spero di no. Allora, la mappa qua com'è? Not bad, abbiamo esplorato un bel po'. Allora, lo Snowed In è qua in basso. Però prima di andare allo Snowed In ci conviene dare un'occhiata se c'è qualcuno. Wow. Ci sono un sacco di cadaveri qua. Proprio tanti. Cioè cadaveri. Resti. Mr. Fun Times! To help you on your personal journey of discovery! The tools of your trade can make or break your to achieve success. Take this humble host's miniature knife code. This is what you're missing. Rock your channels. Is any green over? Think you need to get back up. Situation critical. Shit. Yeah. Who is this? C'è qualcosa qua. Struttura nascosta. Arrivate in un piccolo bunker. All'entrata vedete un'insegna con scritto laboratorio CDC. Accesso consentito solo al personale autorizzato. C'è anche un vecchio tastierino numerico a 10 cifre vicino alla porta. Meccanica 8. I cavi sono esposti. Deviate l'energia per bypassare la serratura.
Ci mettete un po', ma anche grazie all'aiuto della batteria del Kodiak riuscite a deviare il sistema di blocco. La porta si apre. Questo posto sembra essere stato un laboratorio di qualche tipo. Ci sono ancora molti campioni. Sembra che chi ci lavorasse sia dovuto scappare, lasciando lì ciò a cui stava lavorando. Prendete ciò che potete. Ehi, cosa c'è in questa fiala? Uno strano odore. Vediamo. Aprite gli occhi e vi ritrovate a terra, stesi sul pavimento. Vi sentite strani. Rimettete la fiala nel frigo e finite di saccheggiare il laboratorio, ancora frastornati. Contachilometri frantumato? Gabbia rotta? A che se... Ah, forse sono oggetti utili per craftare qualche oggetto unico. La gabbia rotta mi pare che era un oggetto di quelli. Caricate sul Kodiak una bella scorta di rifornimenti e ripartite. Ne è sicuramente valsa la pena. Speriamo. Cella tossica? Ok. I believe you. Allora. Quindi, chi è che poteva dare quel messaggio d'allarme? Forse dalla sede del Dipartimento dell'Energia? Diamo un'occhiata. Che non mi ricordo che cos'è la sede del Dipartimento di Energia. Di là c'è Aspen, che sarà il nostro prossimo obiettivo di storia. Però, for the moment, facciamo finta di non aver visto né sentito nulla. Rifugio naturale. Gli alberi vicino a questo burrone tengono lontana la neve e grazie alla sua profondità ci si può nascondere un fuoco. Ispezioniamo l'area. Degli animali sono stati qui di recente, potrebbero essere ancora qui intorno. Addomesticazione animali 6. Fate la guardia a turni nel caso gli animali ritornino. Gli animali non tornano e vi fate tutti una bella dormita. Al risveglio vi sentite alla grande. Che poi mi pare che qui ci sono stato l'ultima volta. Una vecchia struttura di ricerca governativa nascosta tra le montagne. Mi pare che l'ultima volta che... Cioè la scorsa live che siamo venuti un po' verso nord, avevo visto qualcosa qua. Se non ricordo male. Buongiorno. C'è nessuno? Oh, sembra che provenga da qui. C'è un ghiottone! Bello il ghiottone! Lo voglio, cervo! Tu devi morire in qualche battaglia, voglio il ghiottone. Livello 8 di scassinamento. Perché no? E facciamo anche qua. Free exp. Ai ai ai. Non siamo soli qua.
Minchia, livello 7 di esplosivi, qua siamo in difficoltà, perché gli esplosivi, come vi dicevo, stiamo abbastanza scoperti, a meno che il buon Andrea qui, come sta messo ad esplosivi? Può arrivare al 6 al massimo. Può arrivare al massimo a 6. Ne vale la pena? O è meglio scienza strana? Che palle. Vabbè, anche se arriviamo a 6 non ci fa niente lui. Vediamo se entrando dall'altra parte... Allora, stiamo molto attenti a dove mettiamo i piedi, che qua mi sa che non è proprio una zona facilissima. 9 di scassinamento lo faccio immediatamente. E anche roba da nerd qua. 3 exp. Sempre 7 di esplosivo, ma che palle. Forse c'ho qualche libro per poter aumentare esplosivi, qualche ninnolo, qualcosa. Allora, vediamo. Elusione. No. Penetrazione. Allora, questi, critico, leadership, roba da nerd, osso duro. No, resistenza al crit, baratto, danni contro mutanti. No, allora, quegli oggettini no, non abbiamo ciò che può interessarci. Esplosivi di 1, yes! Così li aumentiamo. Esplosivi. Cazzo. Facciamo che carichiamo. Li aumentiamo prima esplosivi e poi gliene aumentiamo di 1. Perché ha salvato proprio adesso. Eh sì, perché più vai avanti più hai bisogno di punti abilità per aumentare le abilità. Quindi dovevo prima aumentare al massimo possibile, cioè a tutti e tre, e poi dargli il libro. Forza, signori, forza. Eccoci qua. Allora. Quindi qui ci eravamo bloccati un attimo. Qui facciamo questo fatto qua. Poi facciamo questo fatto qua. Dopodiché, il nostro amico dottore Maxa qui, portiamo esplosivi al 6. Ok. Diamo il libro. Perfetto. Perfection. A proposito, Lullaby quanto c'ha di armi automatiche? Al prossimo livello glielo affidiamo, armi automatiche a lei. Che altri libri abbiamo? Così mi ricordo. Che i libri sono buoni da utilizzare solo alla fine.
Allora, domesticare con animali. Fucili di precisione ormai non ci serve più. Armi automatiche, mischia e baratto. Ok, quindi ogni volta che arriviamo con qualcuno di loro al 9, ricordiamoci di controllare se abbiamo dei libri. Ok. Proseguiamo con rinnovato spirito grazie al dottore. Perfetto. Fucile d'assalto a impulsi, bello. Questo lo affibbiamo subito a Lullaby. Elmo Spectrum d'assalto. Gambali Spectrum d'assalto, belli. Belli questi. Subito. Mettiamo prima il Velvettoni perché lui è il comandante. Scusami, se no. Allora, i pantaloni ce li avevamo già, quindi gli mettiamo il casco. Dopodiché, questi altri pantaloni li possiamo mettere a Lullaby. Ok, così come le affibbiamo come arma secondaria questo fucile che la fa diventare abbastanza bianca di colorito. A chi il fucile? A Lullaby. È meglio di quello che aveva. Fucile impulso d'assalto. D'assalto a impulsi. No, aspetta. Allora, arma secondaria. E le mettiamo questo come arma prima. Guarda qua la luce, come la fa diventare Casper the Friendly Ghost. Per figo il fucile d'assalto. C'ha le celle energetiche. Dopodiché, no, dopodiché niente, ci siamo, anzi, visto che ci siamo, allora, gli oggetti schierabili dove sono? Eccoli qua, allora, affibbiamo a Lullaby la torretta, il cuccio sega e il diversivo. Ci sta. È tipo quello di XCOM il diversivo. Ok. Va bene, quindi le due stanze non sembrano comunicare, quindi dobbiamo per forza andare di là. E che Dio ce la mandi buona. Salvello tattico sarebbe utile. Vai adesso, Andrea! Vai, no, livello 9! Maledizione, livello 9 è troppo. Allora, aspetta. Non voglio rischiare di fare casino. Allora, voi rimanete qua. Vado io. Zitto, 4-4 col mio cervo che sicuramente non attirerà l'attenzione, vero cerbiattino? Sai fare lo sneaky? Insomma. Prendi tutto, Velvettoni, e fuggi via. Appena in tempo. Oh no. Anzi, scusami, ma c'ho la taglia lì io. Lei c'ha sneaky. Almeno in questa build c'ha sneaky. Facciamo andare lei in giro. Oh. E infatti, avessi aperto quella porta con Velvet, ma avrebbero sgamato immediatamente. Però aspetta, venite con me. Basta, bisogna combattere. Bisogna combattere.
Preparatevi a combattere, lottare e soffrire. Allora, Lullaby. È arrivato il momento di mostrare com'è potente questo fucile. Guarda là. Perfetto, direi. Ok, Scotchmo. Scotchmo, almeno per adesso io vorrei non buttarti nelle fauci del nemico. Guarda il cerbiato che sta mangiando le erbette. Che cazzo sta facendo? Quindi mettiti da questo capo del muro, assieme al tuo compagno labbra di pesce. E il dottore qua, non avvicinarti troppo. Puoi hackerare qualcosa da qui? No. You are going to die. Certo, se li prendi. Da Velvettoni non mi aspetto il crittone. Attento all'esplosivo. Cerbiattino se ne sbatte il cazzo dell'esplosivo per terra. Della mina là. Per posto, non mi fottere la kill, eh. 60%, spiegami, da dove deriva questa percentuale? Gli sei praticamente... Vabbè, sei fedele a te stesso, Velvet. Ok. Più 3 PA. Nice. Allora, facciamo così. Andrea, carissimo, stai molto attento a dove metti i piedi. Attenti pure voi a dove mettete i piedi, madonna. Ok. Allora, saccheggiamo tutto. Tutto. Qua abbiamo preso quello che potevamo prendere. Qua da dove c'era... ci è mancato pochissimo. Ci è mancato pochissimo. Per poco non saltavo per aria. Dobbiamo stare super attenti a dove mettiamo i piedi qua. Qua c'è qualcosa. Ecco. Proprio si mischiano pure con il terreno. Qua? Forse si può accedere da un'altra parte. Furtività. Ok, poi lo faremo. Vediamo un po' che cosa c'è. Trappola? Abbiamo trovato una trappola di là. Oggetti sepolti. C'è un po' di schifo, dai. Via. C'è qualcuno lì. Ah, qua ci vuole 8 di esplosivi addirittura. E niente, allora darò un'occhiata a che cosa c'è qui. Saccheggiamo il distributore. Allora, vediamo se mi avvicino da solo qua. Piano. Nancy nervosetta. Le ombre arrivano al calare del sole. Restar da solo nessuno vuole. Fornisce un bonus a tutti i membri della squadra. Tempo di rilevamento più 50 secondi. Va bene. Fucile da tundra. Fucile di precisione. Bello, peccato che fa... non lo so, forse fa meno danni rispetto a quello che ha la taglia. Vediamo. Dov'è? Sì, credo che quello che ha adesso sia più forte. 144-198. Sì, è molto più forte questo.
infinitamente più forte. A proposito di forte, così chiariamo subito tutto quanto. Allora, la Tariel vi è qua? Vi è insufficienti? Ok. Forse perché devono muoversi loro, giustamente. Allora, labbra di pesce, imboscata. Scotchmo dall'altra parte, lo voglio. In imboscata pure lui. Dopodiché, dottore. No, non può hackerare nulla. Adesso alla Tariel puoi dare... Sì, adesso si è aperto il varco. Dopodiché... è pieno di robottini qua. Eh sì, è pieno di robottini. Allora, io voglio stare tranquillo. Quindi diciamo che per adesso lascio Lullaby qua. Idem Andrea. E idem Velvettone. Voglio che si avvicinino. Perché lì c'hanno anche l'altezza dalla loro. Guarda il cervo. Ma guarda, io quasi quasi rimarrei... Che bonus c'ha? Tasca di carne, slot rapidi più uno. Fa schifo ma incredibilmente funzionale. Come ti è venuta? Ce l'ha pure lei tasca di carne? Ce l'hanno tutti tasca di carne, da dove esce? Ah, forse perché abbiamo... Quando abbiamo, come dire, interagito in quell'edificio, abbiamo sentito la provetta, forse ci ha dato questo bonus che è una specie di mutazione in realtà. Ecco perché si può muovere con l'antibrillio. Perché anche lei c'ha terzo occhio, che si può rimuovere con antibrillio, quindi è una cosa che si ottiene con le radiazioni, a culo. Vabbè, ok. Detto questo, tu vedi qualcuno? No. Mettiamoci tutti di guardia e lasciamo fare questo sporco lavoro al cervo, se riesce. E al preposto. Are going to die. Embarrassed. E basta prendere il povero labbra di pesce. Dove sta andando? Quindi è buono o bisogna toglierlo? In teoria è buono, perché ti dà uno slot in più a tutti, a tutta la squadra. Quindi invece di poterne avere solo due gli oggetti utilizzabili, ne hai tre. È una cosa che si può togliere. Ma perché dovresti, visto che è un bonus morale della favola? E... ok... Beh, io... rimango della mia opinione che rimaniamo qui a camperare. Se evitano di colpirmi il povero labbra di pesce. Vai, cerbiattino, puoi vincere.
Allora, a questo punto continuo la mia opera di convincimento. Va benissimo. Guarda il cerbiattino. Zitto, zitto, quatto, quatto. Quei micidiali zoccoletti sparano critici come se non ci fosse un domani. Anche il preposto, eh. Bravi loro. Quella che sta in alto è una torretta, probabilmente. Vai, cerbiattino! Yes! E va verso il prossimo obiettivo. Allora, io manderei avanti Andrea. Ok, e Akira. Così abbiamo finito. Cerbiattino, stai morendo? Più o meno. Allora, recuperiamo il recuperabile. Che cosa c'è? Insomma, c'è un sacco di roba qua. Qui non si può interagire. Pieno di calcoli, di cose. Cosa abbiamo qui? Ordini censurati. Questo sbiadito documento dell'anteguerra sembra essere stato pesantemente censurato. Gambali compositi. Oh. Gambali compositi sono a forza, quindi li potremmo dare o a Scocmo o a Labbra di Pesce. Sì, dai, lo diamo a Labbra di Pesce. For the moment. Ok. Allora, andiamo a dare un'occhiata di qua. Oh. Ah già, c'era furtività qui. Vai alla Tariel. Alla Tariel. Non c'era bisogno di fare tutto il giro per hackerarla. Cioè, per aprirla. Vabbè, come vuoi tu. Suoni di comunicazione del modem. Ah. Porta del garage. Non è che qua c'è un synth? Può essere possibile. Potrebbe. No, c'è molto peggio. Who are these noisy human oafs shooting their way into my... Il synth vi fissa inorridito. Rangers? I thought we left you murderers behind in Arizona. What are you doing here? Abbiamo seguito uno strano segnale radio fin qui. Strange to you, perhaps, but perfectly understandable to its intended recipients. I am founding a synth utopia, and have put out the call to my brothers and sisters across the waste to join me. Here, I shall love them, and repair them, and keep them safe from the cruel world of humankind. Cosa c'è che non va col tuo Scorpiton? My son, you mean? He was crippled by horrid human filth like you.
but I am repairing him. Be strong, Nyshe. You will be whole soon. Tu chi sei? Thus Esse, the first maid, daughter wife of sainted Cochise, and sister mother to all the robots, synths, and other aware machines he created before you destroyed him. Ah. His legacy lives on in me, and someday, when I have improved my technology, I will find a way to recover all the scattered strands of his mind, and he will be reborn. Quindi una minaccia. Guarda qua, una cheat che secondo me anche Tuxanx puoi capire. Siamo venuti qui per ammazzare Sint e mangiare caramelle, e siamo rimasti senza caramelle. Ah, che bello. E comincia lo scontro così, con la cheat al duca. Different rangers, same savagery. I have prepared for this. Sons, daughters, help me slaughter these vermin! Oh boy. Oh boy. Allora, in teoria, se io mi do indietro, non c'è nulla che non vada. Quindi vediamo di andare il più lontano possibile. E loro dovrebbero seguirci. Viva il duca! Sì. Allora, un attimo. Devo pensare, perché lì c'è lo Scorpitron. E ci sono tutti questi altri che possono rompere le scatole. Ma se io mi do indietro, posso avere un certo vantaggio, perché mi sa che lo Scorpitron non si muove. Giusto? Vediamo. Allora, la Tariel la voglio più in alto, però. Quindi la metto qua, sì. Anche Lullaby la voglio indietro. La voglio qua? No. O qua in alto insieme ad Alatari. Girl power. Ok. Dov'è Andrea? Ah, l'ho messo indietro, giusto. Ok. This is ok. Allora, mettiamo Scotchmo qua. Labbra di pesce qua. In modo che fanno da capro espiatorio. Ecco che arrivano. Ecco che arriva anche l'infamoide che ce l'ha con Scotchmo. Vai, cerbiattino, ovunque tu sia. Se fanno del male al cerbiattino, Velvet dovrebbe avere un bonus bello sostanzioso. Ok, hanno buttato giù uno di loro, bravi. Minchia. Allora, Scotchmo, vedi di vendicare. Due colpi fortunati, però.
E questo è ciò che volevo fare, perché adesso voglio demoralizzare loro. Però per farlo devo avvicinarmi. Ok. Someone needs a reboot to the head. Ok. Ripieghiamo. Va bene. Alatariel va qua e c'ha visuale su di lui. Vai. Minchia, l'ha lasciato con 14 HP, ma va bene. Perché al prossimo giro... Lullaby da qua vede qualcosa. Ah, sempre lui. Ok. E stai di guardia se puoi. Sì. Imboscata, no, di guardia. Dopodiché, Scotchmo in difesa. Labbra di pesce in difesa. Facciamo avvicinare quelli lì. Vale la pena che faccia avvicinare Andrea e hackerà il disco bot? È un rischio, ma è un rischio anche per esempio il preposto che si è riparato dietro un'enorme tanica di benzina. Non lo so. Facciamolo avvicinare qua per adesso. Tutto qui? This is fine. Bravo sciacallo. Allora, fatto questo, se avviciniamo il buon dottore, può hackerare? Sì, può hackerarlo. Ok. E fuggi. Ah, azione fortunata. Ok. Avviciniamoci. Allora, anche alla Tariel la voglio più vicina. Perché adesso quelli ci aspettano. E quindi non possiamo fare nient'altro stando qui. Dobbiamo avvicinarci per forza. Scotchmo. Labbra di pesce. Labbra di pesce. Rimarrebbe solo lo Scorpitron e quelle due torrette. Quindi facciamo che vai qua, così almeno ci fai vedere dentro com'è la situazione. È abbastanza tranquillo. Guarda il cervo. Che se ne frega. Alla cerva non devi rompere i coglioni. Ok. Allora, velvettoni. La situazione qui è particolare. Prendi quest'altra pistola.
E a sto punto attacchi. Alatariel. Cambia fucile. No, quello di prima andava bene. E vediamo se possiamo fare molto molto male allo Scorpitron. CPU. Dopodiché Lullaby. Danneggiamo lo Scorpitron, please. Ok. Scotchmo. Vai qua. Ok, labbra di pesce, puoi salire? Devi fare tutto il giro. No, e allora no. Vuoi provare ad attaccare? Vai labbra di pesce. Ok. Mentre il buon Andrea... lo mettiamo qua. Così poi gli facciamo hackerare qualcosa al turno successivo. Quel cerbiattino sta... Oh no! Il cerbiattino è andato. I repeat. Il cerbiattino è andato. Ha servito la causa... in maniera eccelsa. Ma purtroppo la dura legge della giungla vale anche per lui. La bella di pesce torna nel mondo dei vivi. Allontaniamo la bella di pesce, che mi sa che esploderà malissimo quello Scorpitron, quindi sai com'è? Hackera la torretta, Andrea, grazie. Posto. Te ne puoi tornare qui. Ah, puoi sparare, Velvet? Spara. Ok. Allora, Lullaby, spara. Perfetto. Sono rimaste solo le due torrette che credo faranno una brutta fine. Allora, Scotchmo, avvicinati a quella torretta là. Ah. Via, spacca. Allora, Scotchmo, riesci a finire tu il lavoro qua? Dubito. Dubito fortemente. Vabbè, a sto punto... ci mettiamo in guardia con tutti. In difesa, non in guardia, in volo.
Lascia labbra di pesce. A posto. E veniamo a noi. Allora. Cannone magneto. Potenziamento veicolo. Come dare la scossa a qualcuno dopo aver sfregato i piedi sul tappeto. Però lo uccidi. Fortissimo. Questo lo mettiamo sul Kodiak, sicuro. Copricapo da saldatore. Quando sei pronto a fare scintille. La roba da nerd aumenta di 1. Lezione di Marie Soto riguardo il futuro dell'umanità. The outcome is inevitable. Our ecosystem is failing. Our societies are crumbling under the weight of our own lesser angels. We must look to the stars for the continuation of our species. Our future is not Earth, but a new world awaiting its new tenants. If we are to colonize another planet in our solar system, we must devise a humanity that can not only survive this new world, but thrive there. A new human. That is our mission. This is fine. Che cosa abbiamo qua? Sacco di bottini. Ah, il synth, è vero. La testa di synth, bene. Che potremmo dare a NACL. Pulsar, fucile a pompa. Bello. E una testata nucleare tattica. Così. Ce l'hanno proprio tutti al giorno d'oggi. E allora, che altro abbiamo qua? Una porta che non porta da nessuna parte. Ah, una bugia, che c'è qua? C'è del materiale scavabile? C'è del materiale. Avevo visto che si poteva interagire. Scusa, No, me lo sono sognato. Ah, ecco. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Vediamo che altre cose belle stanno qua. Ornamento batteria radioattiva. Ti tiene caldo e formicolante nelle notti più fredde. Non è responsabile della caduta di denti e capelli o della nascita di figli mutanti. L'importante è che non sia quello. Radio scudo. Ora puoi passeggiare nelle zone altamente radioattive e visitare tutte le rovine che hai sempre voluto vedere. Blocca gli effetti delle radiazioni letali generando un campo controionizzante in una piccola area. Il campo deve essere calibrato migliaia di volte al secondo da un'IA avanzata per restare efficace. Richiede modulo IA Morningstar. Resistenza alle radiazioni livello 3. Quindi, piazzando questo su Morningstar, non dobbiamo più preoccuparci di nessun tipo di radiazione al mondo. Possiamo esplorare praticamente tutto il Colorado volendo. Già che ci siamo, facciamo un po' di free exp disattivando. Free exp. E che sta qui? Un semplicissimo kit medico qua. Cannone a sfere. Nice. Allora, questo trasmettitore è stato assemblato con perizia usando parti di radio e computer. Genera e trasmette un messaggio in codice in continuo mutamento. Fate a pezzi il trasmettitore. Le luci e gli interruttori del trasmettitore lampeggiano e si spengono. La trasmissione va a scatti fino a morire.
GG. 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 Ok, ben fatto. La mappa qui l'abbiamo ripulita? Sembrerebbe proprio di sì. Ah, a proposito, è morto il cerbiattino, quindi posso prendermi il ghiottone adesso. Posso prendere il ghiottone che fa brutto. Guardalo là. Ghiottone acuminato, vieni con me. Che bonus mi dava, che non mi ricordo. Ah, e mi rimane comunque legame vendicativo, nonostante mi è morto l'animale prima. Ottimo. Io vado, ci sentiamo stasera, va bene, Xanx, grazie e buona serata. Ha il ghiottone da penetrazione più 4. Va bene. Qualcuno che ha superato il livellino? No. E va bene. Allora, ricarichiamo un po' con tutti. Ok, let's go. E comunque, a mia discolpa, anche questo synth poteva essere potenzialmente pericoloso. Quindi a chi pensa che può essere una questione simile a quella di Detroit Become Human, dove in realtà vogliono solo vivere per stare tranquilli, in pace. No, qua i synth sono cattivi, perché vogliono semplicemente fare casino. Purtroppo. Allora, laboratorio di Babbo Natale l'abbiamo fatto. Aspen ci manca. Bivacco cannibale, finché non facciamo Aspen non possiamo finirlo. Ah, ci sta lo Snow Inn Resort. Ok. Lo Snow Inn Resort potremmo farlo. Anche senza Lucia? Ma sì. Però non adesso. Adesso dobbiamo andare un attimo. Oh. Bullone, lecchinaggio, facci vedere cos'hai. Che cosa c'hai tu? Falco delle Lande, bella sta pistoletta. E copricapo comando. Dammi sta pistoletta che mi piace. Che il buon Velvettoni deve in qualche modo sapersi difendere. 74-90 contro 51-62. Equipaggia, guarda là. Nice. Ok. Oh. I dorsi. Evitiamoli per adesso. Devo sistemarmi, perché non vorrei che sono... troppo forti. E siamo qua. QG dei Ranger. Ah, e sono anche tentato. Che ore sono? Le 19:05.
Sono tentato dal provare ad andare allo Snowed In Resort, però allo stesso tempo non so se ci conviene. Non so se ci conviene cominciare una cosa adesso. Vabbè, ci penso. Ci penso un secondo, vediamo. Vediamo un po'. Tutun tutun tutun. Allora, qui. Quindi l'arma. Mettiamo il cannone magneto. Nonostante sia più bello il Railgun, onestamente. Il Railgun è molto più figo anche da vedere. Ah no, bugia, il Railgun fa anche più danno. Mi tengo il Railgun allora, vaffanculo. Questo no. Rivestimento va bene, moduli A va bene, oggetti utili. Ok, ah, quindi posso scegliere o il turbo caricatore che aumenta la velocità sulla mappa o il radio scudo. Vabbè, ma a sto punto meglio il radio scudo. A sto punto meglio radio scudo che ci protegge dalle radiazioni costantemente. Mettiamo il cappello di Babbo Natale come mascotte per ricordarci che l'abbiamo fatto fuori. What do you need, Rangers? Of course, have a seat. Have a seat. Fine. Just don't get shot up out there and make more work for me. Okay. I need to make a note of this. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Ah, non ho Man, that riportato il car came clean. You brought cerbiatto, back to base cazzo. È bitching. vero, mi è morto Is it là. true it talks? Vabbè, dai, F. Allora, facciamo così. Anche se non c'è Lucia Wesson nel team, vediamo una volta arrivati là se possiamo comunque fare questa cosa. Sì, in effetti non si nota una differenza drammatica rispetto al coso che velocizzava ancora di più. Era un pochino più veloce, ma non così tanto da essere indispensabile. Qualcuno ha messo una trappola, significa che la cassa contiene qualcosa di prezioso. Esplosivi 6, disinnesca la trappola. Disinnescate la trappola e guardate all'interno. Il contenuto non è per niente male, ne è valsa la pena. GG. Lame affilate. Ok. Questo è non male. No. Always good to see you, Rangers. Hoping to get to
pal. Thanks, Rangers. We won't let the others talk. Oh, thanks. Che cosa ci avete voi? Armi di grosso calibro. Granata MP. No, no. Stavolta potete andarvene. Che cosa sta qua? Bivacco cannibale. Ah. Quindi poi ricordiamoci che il bivacco è di qua. Quando avremo finito con Aspen. Allora, già che abbiamo messo il modulo su Morningstar per poter andare anche nelle zone altamente radioattive, vediamo di andare ancora più a sud di qua, che prima non potevamo venirci. Cosa sta? Non c'è nulla, va bene. Ah, forse si sblocca più avanti nella trama, questo punto, diciamo. Ecco perché era anche protetto dalle radiazioni. Imboscata. Scappiamo. Stupide rane che credono di farcela. Snowdinger Resort. Prima che piovessero le bombe, questo era un posto molto rinomato dove trascorrere le vacanze. Ora ospita solo animali selvatici. O forse no. Chissà. Snowdinger Resort. Non me lo ricordo, onestamente. Non me lo ricordo proprio. Allora, facciamo attenzione a dove mettiamo i piedi. Oh, che cos'è questa? Esplosivo. Ok. Altri esplosivi, stavolta però furtività. Ok. Scassinamento. Ah no, ma c'è qualcuno là. Attenzione. Se c'è qualcuno, stiamo molto attenti. Allora, prima di proseguire, qua c'è un enorme portone. 9 in roba da nero. Ok. Ce n'è pure un altro. Mamma mia. Ma che è? Oh. Chi c'è? Oddio. I Dorsier sono riusciti addirittura ad addestrare dei ghiottoni. Va bene. Me ne farò una ragione. Di qua invece? Ci sono altri ancora. Mamma mia. Vabbè, questa è una zona dove abbiamo capito che ci faremo strada a colpi di piombo. Ok. Va bene.
quando è così, cominciamo da qua, da questa casetta. Ti senti osservato? Dovresti. Allora, labbra di pesce, va e distruggi. Ok. Allora, velvettoni. E la lascio qua in modo che abbia visuale su tutti. Poi Lullaby, posso pure guarda quanta gente che c'è qua, però non voglio che Lullaby si becchi troppo fuoco. Sì. Fateci vedere. Scotchmo. Ok. Rimane Andrea. Mettiamolo qua. In imboscata e vediamo che succede. Vai ghiottone, fai brutto. Ma dove l'ha lanciata? Mamma mia, dall'altra parte della mappa. No, il ghiottone è comunque una forza della natura. Allora, labbra di pesce. Vendicati. Beh, dai. Bravo. Ok. Poi. Dottore, si avvicini qua. E faccia il suo impeto. Così. Va bene. Sono uno che si accontenta. Allora, io vorrei che Velvet si prendesse il bonus di riuscire ad ammazzarne due, però. Ma peccato la Tariel. Queste cose non si fanno però, eh. Allora, Lullaby, vai qua. Perché solo il... Ah, vedi, 63 già è diverso. Scotchmo. Dai. Ma dai, che figlio di puttana. Attacca, ghiottone, attacca. GG.
Risolleva velvettoni, per favore. Vai, lava di pesce. No, non devi mancare così, madonna. Che palle quando mancano. No, 17%? No, è pochissimo. Ok. Ok. Allora. Uccide d'assalto Socom. Bello. Bello, bello, bello. Parla con gli sconosciuti per non sposare tua cugina. Un libro di autoaiuto per gli introversi che vogliono diventare più socievoli. Scritto da una madre in pena. Ok. Corpo a corpo di uno aumenta questo. Benissimo. Qua dentro non c'era niente di particolarmente interessante. Attiviamo qua. Ah. Ok, quindi... Ah, volendo potevamo esplorare. E in, se non avessimo avuto né scassinamento al 10, né roba da nerd al 9, potevamo aprire quelle porte così esplorando e... facendoci strada a furia di proiettili, come nostro solito. Vabbè. Allora, questo sia... il Socom, credo sia meglio. 54... è molto meglio. Equipaggia, Lullaby, equipaggia subito. Mentre il nostro Scotchmo... gli aumentiamo... la velocità. Ok. Ok, volendo potremmo approfittarne per tornare a Colorado, sia Colorado Springs. Ci sistemiamo un attimo. A proposito, ma io la parte precedente a questa l'ho caricata poi su YouTube. Questa è un'ottima domanda che non mi ricordo proprio. Vediamo subito. No, non l'ho caricata, quindi devo assolutamente caricare la parte 13 prima che vada persa per sempre. Va bene, me ne ricorderò. Ma è Jingle Bell versione fattona? Hey! 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 Narcotics, stimulants, shots and tonics too.
Everything is easier with help from Santa's brew. Everything's gone wide. My fingers gripped in fear, lost in an endless night. The end is all too near, but soon this too shall pass. I found another bag. Let's drop it in the cooking glass and smoke the final drag. Hey! Opiates, sedatives, pills and drugs and dough. Non voglio più fare niente, voglio solo sentire questa canzoncina all'infinito. Allora, un vecchio silo di grano di fianco a una fattoria è andata a fuoco. Odora di muffa. Trascorreteci in ispezione del posto. È il momento di vedere se qualcuno ha lasciato qualcosa di interessante. Scassinamento 6. Trovate un baule chiuso a chiave. È il momento di tirare fuori gli attrezzi. Wow, ne è valsa la pena. Che bottino. Gambali da comando. Gambali compositi. Belli. Possiamo dargli a Scotchmo. Mentre quelli comando. Allora, la taglia il ce li ha. Diamo ad Andrea. Perché loro c'hanno quelli che sono migliori perché hanno più forza. Ok. Zero Pricely. Heroes, you're back. I'm so happy to see you. Thank you for your repeat business. Please step inside. Take your time. Che cos'hai, Zero Pricely? E niente, munizioni. Ciao, Zero Pricely. È bello come praticamente tutta la gente del Colorado, fuorché i Gipper, che abbiamo decimato, ci ama. Ispezioniamo il posto. Scassinamento. Altri gambali compositi. Belli. Siringa medica che non fa mai schifo. I gambali compositi hanno un sacco di armatura, ma purtroppo se non hai la forza non puoi equipaggiarli, quindi... Let's go, let's go! Dei Ranger. Ranger! Va bene, va bene. Ok, allora io adesso procedo. Mi rimetto un attimo in sesto. What do you need, Rangers? Have a seat. Of course, have a seat. Detto questo, signori, noi ci salutiamo. Ci rivediamo domenica. Molto, molto probabilmente continueremo a fare un po' Ark Survival Evolved. Evolved. Con Bear e Xanx.
Mentre con Wasteland 3 l'appuntamento sarà venerdì prossimo. Grazie a tutti e buona serata. Salviamo nel frattempo. Qua. Buona serata.